Certo che qua è un po' polveroso. Cioè, il diritto polacco comunista non è di grande attualità. Però, ora ho vinto il concorso, mi spetterà un ufficio più decente. Bazzoni, questo volevo dirti. Il concorso è andato male. È arrivato un candidato più meritevole. Cosa? Questo è il mio concorso. Da quando in qua vince il merito? E soprattutto da dove salta fuori uno più meritevole di me? Io voglio nome e curriculum, io faccio ricorso al TAR. Calma, Bazzoni. No! Io da 8 anni insegno per lei. Faccio esami, ricerche, articoli. Col fatto che so di computer faccio anche il sito di sua moglie. Che cosa devo fare di più? Non è colpa mia. De Rolandis mi ha fregato il concorso. Vince Pino Conca. Chi? Suo genero l'aveva preso in studio, ma il ragazzo perde tutte le cause. Cioè, è scemo! E quindi fa carriera in università, e questo è il criterio. Bazzoni, sono più umiliato di te. Mi sono battuto come un leone, ma De Rolandis è preside, barone, massone, amico intimo del sottosegretario Spinazza. Come Ma faccio? come faccio io? Al prossimo concorso mancano anni. Io vivo con gli studenti, non ho i soldi per una pizza fuori! No, non ho i soldi per aggiustarmi gli occhiali. Non li spendo per Sky. Dai, prof, c'è l'offerta. Sono 12 euro a testa al E ti mese. pare poco? Io non sono studente come voi, io insegno. Prof, hai 36 anni, lavori come un mulo e sei schienato. Perché non molli e fai l'avvocato? Perché mi piace la ricerca. In tutto il mondo è una cosa stimata, non è colpa mia se vivo in un paese di merda. Poveretto, mi fa una tristezza. Devo fumare. E smettetela di farvi le canne! Sono un docente di diritto penale, per Dio! Primo, tu forzi la porta a De Rolandis ed entri nel suo studio. Cosa? Sta calmo, è solo l'inizio. Senti il resto. Facciamo tabula rasa. Come dicevi tu. Così via Conca, Fenaroli, il barone. E così abbiamo anche iniziato il Che movimento. ne dici? È un gran piano, no? A me sembra un po' rischioso. Se salta fuori il movimento, arriva la Digos. Ma noi in 4 giorni abbiamo finito. Mica ci beccano subito. Ma che gli hai fatto? Si cagava sotto a comprare un fagiano? Adesso sfida la Ho Digos. imparato da te. Non voglio più piegare la schiena. Sono anche disposto a rischiare per riuscirci. Bravo, molto bravo, però non si può colpire un barone, massone intimo del sottosegretario Spinazza. Se attacchi certa gente, ti fanno a pezzi. Quello la sera bevi drink col E questore. tu che ne sai? Vuoi così, voci di corridoio. Max, non è che adesso che hai il posto tiri indietro il culo? Oh, ma che dici? Io le azioni pericolose le ho fatte tutte. Appunto, le hai fatte. Adesso non sembra che ne hai una gran voglia. È che non voglio andare in galera adesso. Mia madre è felice per la prima volta in vita La sua. mia no, Max. Basta chiacchiere. Abbiamo un patto e per una ragazza scambiarsi il rossetto non è una cazzata. Io ci sono. E tu? Ci sono, certo che ci sono, ma dobbiamo essere prudenti. Tranquillo. Tanto la polizia su queste cose non fa niente, l'hai detto tu, no? Oh, fratello! No, no, no! Fatto da un bacio! Mi sei mancato. Dai, che leva ste mani? È su un amico, non problema. Maricones! Amico! Senti, neanche sei arrivato e già facciamo figure di merda. Io non ho mai fatto fare figure di merda. No? È a Crotone? Quando ti hanno trovato il fumo nascosto dentro la soppressata? Questi cani poliziotto sono tremendi. Bello, stammi a sentire. Io qui mi gioco la carriera e non solo. Le regole sono queste. Sveglia alle 7. Si lavora tutto il giorno, niente droghe, niente alcol e soprattutto niente mignotte. Guarda che se ti riferisci a quella di Frosinone non era una mignotta, era un trans. Eppure simpatico. Black Pusher T and Ashish Cake, right? All right, thank you. And very, very compliments. Poi se la smetti di fare il cretino con quella, magari. Non è colpa mia se non resiste al mio fascino. Sì, very, very Sei compliments. gelosa, eh? Ti arriva. Com'è che stasera non fumi e non bevi? Forse perché sono rimasta incinta di un coglione. Scusa, non ho capito bene. Hai capito benissimo, sono incinta. Ma non avevi detto che prendevi la pillola? Che vuoi dire? Alex, come si fa a rimanere incinta prendendo la pillola? Ah, io non lo No, so. perché magari se lo sapevo usavo precauzioni. No, forse l'avrei dovuto usare io, considerando con chi ho a che fare. Pensa che scemo, ho sempre pensato che avrei deciso io quando diventare padre. Beh, se solo questo è il problema, tranquillo, perché non mi hai detto che sia tuo. Certo, magari uno di quelli che ti sei rimorchiata su internet. Siamo da capo. Crocetta, sto dopo morto, non l'ha mai visto e lui non lascia tracce. Una sì, la testa di maiale. Dobbiamo capire da dove viene. Sì, mo facciamo l'autopsia al porco. Già fatta. È biologico e mangia ghiande, vuol dire Appennino. Sai qua. Tu sei laureato, io ti rispetto, ma sto addosso a una banda di slavi col mitra, non vado in montagna a correre dietro i E maiali. dai, è roba del questore. Proprio perché sono laureato, un po' di carriera ancora ci spero. Dai, ti regalo due cotechini.
Ti dico che era rigore. Ma non t'ho toccato. Sì, mo lo metto si butta. Chi siete? Ciao Rizzi, non ti ricordi? Eravamo a scuola insieme, con Bazzoni, Lagamuzzo, Crocetta, Conca, la Giannotti. Che bella classe. Sì, però voi avete fatto fortuna. Noi siamo due poveri sbirri. Ma non come nei film, che c'era uno buono e uno cattivo. Noi siamo stronzi tutti e due. E abbiamo dato un'occhiata, ti spiace? Bello, questo scherzo dei pirati. Cosa volete? Tante cose. Lui vuole la promozione, sai, è laureato. Come il nostro capo. Sì, però lui è il SUV. E io la ritmo. Lui va in tribuna col questore e io in curva a pestare gli ultra. Perché? Rispondi, perché? Non lo so. Perché lui ha avuto il calcio in culo, stronzo. Credi che non lo murerei in casa? Non gli darei fuoco al SUV. Ma non lo faccio perché c'è la legge. Hai capito, coglione? C'è la legge. I pirati sono morti. Fate un'altra sola mossa, una sola. E pagate tutto, hai capito? Capito. Tu non ci hai mai visto? Se no vai dentro. E con una reputazione che un giorno le guardie ti menano e l'altro i carcerati ti inculano. E la domenica festa. Tutti e due. Ho ordinato le lingue dell'astice, però prima... Ma perché veniamo sempre qui? Ti sopporto più. Ma che domanda è? C'è il mare, il sole... Senti, l'odio questo posto, l'ho sempre odiato. A tua mamma piaceva. Lo detestava anche lei. Solo che non te l'ha mai detto. Non è vero. È vero. Solo che tu hai sempre fatto in modo che gli altri facessero quello che piace a te. Ho preso un po' di fritto misto come ti posto. Poi... Non ho fame. Mede, ma tu devi mangiare. Te la devi godere un po' sta vita. Guarda tuo padre. Mangio, bevo e guarda il fisico. Corro tutte le mattine alle 7 e poi una sola via. Oh, poi almeno due volte a settimana. Senti, ma che dici? Con Virne, mica con altri. Senti, non voglio più sentire una parola.